Il nostro viaggio è partito dall'Africa e dovete sapere che l'idea di raggiungere il Sud America ci è venuta solo una volta raggiunta Dakar. Per molti, la capitale del Senegal è il primo assaggio di questo paese, quello più confuso e ricco, dove su una superficie pari all'1% di tutto il territorio vivono sgomitanti più di un quarto di tutti i suoi abitanti. La città è caratterizzata da fortissimi contrasti, qui l'eleganza incontra il caos. Le strade grigie, trafficate e polverose si colorano dei mercati e dei vestiti coloratissimi delle donne. Nei giorni trascorsi nella caotica capitale del Senegal, abbiamo capito che in teoria era possibile imbarcarci come passeggeri su una nave cargo in modo da spostarci in un nuovo continente via mare. Salire a bordo della nave è stata una bella avventura, dato che normalmente i pochi passeggeri ammessi partono dall'Europa e non dall'Africa. Per ottenere il via libera dalla dogana senegalese abbiamo infatti dovuto passare 3 settimane a Dakar, girovagando tra un ufficio e l'altro. Ma partiamo dall'inizio. Al porto di Dakar abbiamo scoperto che il 95% del commercio mondiale passa dal mare su navi lente e veloci. Il container è la vera rivoluzione del XX secolo. Questo permette di spostare a basso costo tonnellate di merci da una parte all'altra del mondo. Un esempio, spedire un container da 12 metri dall'Italia al Sud America costa circa 1000 euro. Se questo trasportasse birra, avremmo un costo di trasporto di 1 centesimo a lattina. La nave su cui ci siamo imbarcati di quei container ne può portare 2000, più può trasportare altrettante automobili, treni, camion, barche e fusoliere d'aereo. Le navi cargo, oltre all'equipaggio, possono imbarcare fino a 12 passeggeri. Sono di solito viaggiatori come noi che spediscono via mare un camper con cui poi contano di traversare il Sud America. Per quanto ci riguarda, saliremo a bordo in bassa stagione e troveremo sulla nave solo una coppia di francesi e un ragazzo simpaticissimo che voleva provare l'esperienza del viaggio in cargo. Quando arriviamo, ci viene mostrata la nostra cabina, una stanzetta che si affaccia all'esterno, con l'arredamento scarno e funzionale di una sala di attesa. I mobili sono avvitati al suolo, inchiodati alle pareti, bloccate in posizione tramite cavi. Capiamo il senso della precauzione, ma come ogni altra cosa a bordo, i cartelli d'emergenza, i razzi di segnalazione e le scialuppe, tutto sembra preannunciare una situazione di disastro potenziale sempre imminente. Il ponte 11 è l'unico dedicato specificatamente al soggiorno delle persone. Si sviluppa intorno a un corridoio a U che dà accesso sul lato esterno alle cabine, su quello interno alle mense, agli spazi di servizio e a quelli dedicati allo svago. Queste sarebbero una sala TV e una palestra con tapis roulant e cyclette. Poi ci sono dei pesi e un ping pong. Gli spazi aperti sono delle terrazze metalliche longitudinali, con due facci sul mare a dritta e a sinistra. Nei primi giorni di navigazione verso Freetown, in Sierra Leone, ci rendiamo conto di quanto vasto si spalanca il tempo a bordo e soprattutto di quanto sarà difficile riempirlo. Possiamo leggere, passeggiare sul minuscolo ponte e guardare il mare che è davvero splendido. Facciamo anche un giro nel ponte di comando, dove devono sempre essere di guardia gli ufficiali per tenere la rotta ed evitare collisioni. Qui, una vetrata a 360 gradi permette di vedere l'orizzonte che è comunque segnato dalle onde e dalle torri dei container. All'interno i comandi occupano alcuni pannelli lunghi svariati metri, sono costellati di leve, pulsanti e lucine che fanno pensare un po' alla fantascienza anni 60. Ci sono dei radar e un GPS, ma la posizione va comunque segnata ogni ora a mano su una mappa di carta. L'odore dell'oceano non è di salsedine, ma di gasolio e lubrificante. Lo sciabordio delle onde è coperto dal muggito del motore, che si confonde con lo scricchiolio di tutta la struttura. Il nostro viaggio prevedeva la navigazione da Dakar a Montevideo, ma essendo la nostra una nave commerciale, le soste prima della destinazione sono state diverse. Non è possibile conoscere con molto anticipo quanto tempo la nave sosterrà in un porto e neanche a che ora ci arriverà, ma nel caso ci sia tempo a sufficienza è possibile scendere per fare una visita in diverse località. La nostra prima sosta è stata a Freetown, in Sierra Leone, con un ingresso al porto molto suggestivo. Avvicinandoci alla città, iniziamo a vedere ovunque piccole lingue di fumo che si disperdono nell'aria, forse un segno di qualche forno per la affumicatura del pesce, o forse, come probabile, l'ennesimo cumulo di rifiuti bruciato. Da qui poi, l'attraversamento vero e proprio dell'Atlantico durerà circa una settimana, e la rotta eseguita dalla nave per raggiungere il Brasile sarà a tutti gli effetti una bella riga dritta sulla mappa nautica. Quando ci siamo accorti che stavamo per raggiungere terra nei pressi della città di Vitoria,
È stato divertente restare sul ponte della nave con il binocolo in mano, cercando di avvistare la costa. Giunti in Brasile, a ricordarci che siamo su una nave cargo e non passeggeri, è il porto stesso, dato che qui vengono trattati solamente container e vetture e siamo ben distanti dalle aree turistiche. La tappa successiva sarà Rio de Janeiro. Raggiungiamo con grande emozione la suggestiva baia di Guanabara proprio quando il sole sta tramontando. Quando ancora manca più di un'ora di navigazione per raggiungere il porto, ci troviamo di fronte al Cristo Redentore e il Pan di Zucchero, gli emblemi della città che spesso sono utilizzati per rappresentare il Brasile nel mondo. Getteremo l'ancora con il buio, ma potremo goderci lo spettacolo di una delle baie più famose del mondo il mattino successivo. Successivamente la nave getta l'ancora nel Golfo di Santos, il più grande porto commerciale del Brasile, in pratica il porto di San Paolo, che è la grande capitale economica del paese. Qui, dove ci sono tantissime navi in attesa, ci rendiamo conto ancora meglio delle nostre dimensioni e alla fine vediamo la grande Nigeria come un ferro da stiro alto 40 metri e lungo 200, con una rampa spalancata sul molo tanto vasta da far parire i giocattoli, i camion che ci entrano e che spariscono in profondità. Ci sentiamo completamente alieni, persone in un posto pensato per cose, misurato in tonnellate, fuori luogo come un gatto in una navicella spaziale. Le dimensioni sono l'aspetto saliente di ogni cosa, ma i paragoni e gli esempi non rendono giustizia. Sopra una certa scala perdono di significato. Un paragone. A stiva piena la nave pesa come 1 milione di persone. Un esempio. In uno dei ponti erano parcheggiati 200 SUV, in un altro, assicurati sopra una colonna di container, c'erano 3 grosse barche. Riprendiamo la navigazione. La nave riprende il suo lento viaggio verso Zarate, entrando nello stretto canale del fiume Paraná. Da lontano si intravedono le luci suffuse di Buenos Aires. Il canale si stringe e tutto sembra fatto su misura per la nostra enorme nave. Arriviamo a Zarate poco prima del tramonto, dopo diverse ore di lenta navigazione nel fiume. Davanti a noi questa volta non vi sono pile di container, ma bensì degli immensi parcheggi recintati contenenti migliaia di autovetture nuove. Montevideo è l'ultima fermata, lì noi sbarcheremo e la nave prenderà la via del ritorno. Nonostante la mappa mostri abbastanza chiaramente la distanza tra Zarate e Montevideo e faccia pensare ad una navigazione rapida, in realtà, un po' come visto per l'andata, non sarà così. Il fiume Paraná e il Rio della Plata sono luoghi molto particolari. La navigazione in queste acque di grandi navi come la nostra richiede necessariamente una coordinazione generale tra i porti e le varie capitanerie. Se a questo punto del video vi state chiedendo quanto costa un viaggio come questo, proviamo a rispondere prima di arrivare a destinazione. Noi, come detto, siamo partiti da Dakar ed abbiamo sbrigato da soli tutte le pratiche burocratiche necessarie. Questa è una via poco consona, che non ci sentiamo di consigliare a chi ha poca dimestichezza con il francese e soprattutto a chi non conosce la burocrazia africana. Partire dall'Africa però ci ha permesso di risparmiare tantissimo. Tra tutto abbiamo speso circa 5.000 euro, considerando la cabina per 2 persone con 3 pasti al giorno e il trasporto di un camion da quasi 9 metri di lunghezza. Per intenderci, affidandoci alla via più classica, avremmo dovuto sborsare tra gli 8 e i 9.000 euro. Ma riprendiamo il viaggio, perché dopo circa 24 ore di navigazione sul Rio della Plata raggiungeremo Montevideo, la nostra destinazione. È il momento di salutare l'equipaggio, che ci ha accompagnato durante questa bella esperienza, e a dirla tutta, ci dispiace parecchio lasciare la nave che è stata la nostra casa per quasi un mese. Ci eravamo affezionati ai suoi tempi, ai suoi rumori, alla sua cucina. Abbiamo trascorso davvero dei bei momenti a bordo, dagli ingressi ai porti con una vista privilegiata, alle ore passate in saletta a giocare a giochi di tutti i tipi. Raggiungere via mare Sud America è un'esperienza indimenticabile. Vivere i passaggi di fuso orario lentamente regala la possibilità di gustarsi il viaggio come fosse parte complementare a quello che poi si farà a terra. Ne è valsa la pena.